lasciati le cinture di sicurezza, perché prima di tutto la sicurezza, siccome la redazione di Dui Prum Magliatlali è una redazione in movimento su un'auto, siamo qua con Sergio Muniz. Sergio Muniz che sta facendo Mamma Mia al Teatro Colosseo. Sì. Ma dopo parliamo di Mamma Mia. Dui Prum Magliatlali. Riproviamo a dire Dui Prum Magliatlali. Dui Prum Magliatlali. Ecco. Non lo so, sono spagnolo io. Perfetto, perfetto. Dui Prum Magliatlali, sciogli lingua piemontese. Che in spagnolo si direbbe? Dos... mojados en aceite, espera, sì. se mi olvida stare in spagnolo. Ecco, vabbè. Una roba del genere. Mamma Mia è una canzone che tratta dal terzo album degli ABBA pubblicata nel 1975. La cosa interessante... Esattamente quando sono nato io. Fantastico, la cosa interessante, non so se lo sapevi, che dura 3 minuti e 33 secondi, cioè 333. Ti dice qualcosa questo numero? 333 è un bel numero intanto, diciamo che porta sicuramente bene, perché il 3 è un buon numero che porta sempre fortuna. Allora, molti pensano che Mamma Mia, per esempio questo sì, musical che state facendo, sia tratto dal film. In realtà il film era tratto lui stesso da un musical, sì, un grande successo. Nel quale hanno preso 20 canzoni, diciamo, meravigliosi degli ABBA, hanno letto i testi, hanno detto cosa racconta questa canzone, cosa racconta quest'altra, e con quello che raccontavano tutte queste canzoni hanno fatto una storia. Tu sei un veterano oramai dei musical, perché comunque il terzo, quindi tu sai veramente cantare, nel senso che oltre a essere un uomo bellissimo sai anche cantare. Bisogna dirlo e non possiamo non dirlo. Allora, hai un cavallo di battaglia, La canzone La Mar. La mia canzone, infatti io è un album che ho fatto, si intitola Playa, poi ho fatto un altro ancora, ho fatto con l'ukulele, tutto suonato con l'ukulele. Ma ci fai una battuta di una canzone o anche di Mamma Mia? Amo lo che tu me das, amo tu solas, e la tempesta, e la tempesta. Per tornare però un attimino a Mamma Mia, tu interpreti Henry, che fu di Colin Firth, vedi che io ho una pronuncia inglese fantastico. Non ho sta gran pronuncia in inglese. Uno dei tre protagonisti maschili, esatto, ex fidanzati di Donna, no? La protagonista, sì, esatto, femminile, allora, che era interpretata nel film da Meryl Streep. Allora, una bella responsabilità. Assolutamente sì, però ovviamente cerchiamo di prendere un po' di ispirazione, di vedere, di capire come è stato fatto anche il film, e io personalmente cerco di non copiare. Di vedere cosa ha fatto lui, per vedere cosa riesco a portarmi a casa anch'io, nel senso che noi viviamo anche di quello, di vedere, diciamo, cosa si è fatto prima per poter continuare o migliorare o fare o portarsi a casa, ecco. E poi devo mettere un po' di quello che devo mettere io, perché io non sono un imitatore, non posso fare Colin Firth, perché il nostro lavoro è fare personaggi diversi, se no allora non fai l'attore, fai te stesso. Un attore deve fare come John Wayne, no? John Wayne era quello, quello in scena e fuori dal scena. Allora, adesso passiamo a delle confidenze maschili. Dunque, non so se ti succede anche a te, ma io sfruttando la mia bellezza mi accorgo che poi le donne rimangono deluse, perché quando scoprono la mia sensibilità, che non è pari a una suola di scarpe, a te succede la stessa cosa, perché tra uomini belli possiamo dirsele queste cose. Io cerco di ignorarla sta bellezza, anzi io non mi ritrovo nel bello o nel sex symbol. Infatti io in tutti i personaggi che sto facendo, anche in questo, cerco di distruggere il sex symbol. Infatti io faccio un po' lo sfigato, anche perché mi sembra che poi tu alla fine dello spettacolo si scopri che tutto sommato non è sto grande simbolo. Non sono poi tutte ste donne che ti interessano. No, non mi interessano tanto. Infatti faccio sempre questi personaggi, perché mi diverte distruggere proprio il sex symbol. Essere un'icona di bellezza maschile può essere un peso in qualche modo. È un peso, perché comunque molto spesso ci fermiamo alla copertina del libro e non andiamo a leggerlo. Per noi va bene questa cosa, perché noi di solito intervistiamo scrittori, quindi perfetta questa cosa. Bisogna continuare, vedere cosa c'è dentro, perché se ci fermiamo alla copertina del disco o del libro non ci godiamo quello che c'è dentro. Assolutamente. Quindi, io ritengo, una cosa che mi piace dire, che la bellezza
è importantissima, basilare, è indispensabile, è quello che riflette un po' la divinità in terra, no? La bellezza della natura è quello che ci unisce veramente al mondo, è quello che fa andare avanti il mondo. Certo, assolutamente. Anche un po' la bellezza, è importante, però se tu ce l'hai la devi ignorare. L'importante è che non la ignorino gli altri, tutto sommato. Quello, gli altri possono apprezzare quanto vogliono, ma te non concentrarti sulla bellezza, perché prima o poi passa e allora saranno dolori. Sergio, tu sei un surfista. Ho sta malattia anche qua. Nel senso che io Sergio non è che lo conosco così bene, però mi sono arrivate tutta una serie di informazioni, no? Come dire, che va sul naturale, sulla bellezza, ma non intesa sul semplice, sulla semplicità. Se possibile, sulla semplicità. Sulla semplicità. E il surf in qualche modo interpreta questo tuo spirito di libertà. Certo, così come la natura grezza, diciamo, quando uno va a trovarsi di fronte alla natura autentica in tutti i suoi lati, quando ti metti a fare surf di solito ci sono le onde, quindi un mare molto spesso in tempesta, ti ridimensiona. Tu puoi dire, ah, perché tu non sai chi sono io, perché, ah, ma tu sai cosa ho fatto io, tu sai... Al mare questo non gli interessa. Ti prende, quindi, ti accartoccia. Sei capace, se non sei capace, ti rivalta. Come vedi, questa redazione è una redazione viaggiante, questa è una Fiat, la nuova Fiat Tipo. Facciamo una chiusura classica, sì. Sergio Muniz al Teatro Colosseo con Mamma Mia. Uno di quei rari musical fatti così bene che addirittura certe persone del pubblico, quando sono uscito, hanno detto: io l'ho visto a Londra, io l'ho visto qua, l'ho visto di là, ma devo riconoscere che il vostro è più bello. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, mamma mia. Dos pimientos bañados en aceite. In aceite, che sembra aceto, capisci? Invece, cioè, no, in Spagna tu chiedi l'olio e ti danno l'aceto, e chiedi l'aceto e ti danno l'olio. No. Infatti ci sono un sacco di...